L'assessorato regionale ai beni culturali e la soprintendenza di Ragusa stanno cercando di reperire la somma di 48.000 euro per realizzare i lavori di somma urgenza riguardanti la messa in sicurezza di un tratto del muro di cinta della Torre Cabrera di Pozzallo. In questo senso è intervenuto l'onorevole Orazio Ragusa, che ha favorito in questi giorni il dialogo tra la direzione generale dello stesso assessorato regionale e la soprintendenza, dietro opportuna segnalazione, dell'ex consigliere comunale Pino Asta. Il parlamentare Iblea ha affermato che la Torre Cabrera, simbolo di Pozzallo, nonostante fosse stata nuovamente inaugurata dopo anni di chiusura, ha bisogno ancora di migliorie che possono essere apportate. Per cui, raccogliendo il prezioso suggerimento dell'ex consigliere comunale, il parlamentare Ibleo si è attivato sia a Palermo che a Ragusa per fare in modo che si potesse dar vita ad un percorso virtuoso destinato a concretizzare l'obiettivo prefissato. D'altro canto, rimarca Ragusa, occorre fare il possibile affinché alla Torre Cabrera possa essere restituito in pieno il proprio fascino e con la cifra che sarà impegnata, conclude Ragusa, potranno intanto essere eseguiti questi lavori che si rendevano necessari.